Ansa Voice. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Buongiorno, sono Chiara Munafò, lavoro per la redazione Economia dell'Ansa e in questo podcast vi illustrerò come il fenomeno delle truffe sui pagamenti digitali sia in crescita. Vedremo anche come fare a difendersi e non cadere in trappola e quali strumenti sono a disposizione dei cittadini per tutelarsi dal gatto e dalla volpe, come nella canzone di Edoardo Bennato. Mia moglie un giorno ha ricevuto una telefonata dalla sua banca, o almeno da quella che così sembrava, infatti il numero di telefono che è apparso era lo stesso che aveva registrato in rubrica. L'operatore sembrava che la conoscesse e le ha comunicato che c'erano dei malfunzionamenti sul suo home banking e le servivano le sue credenziali di accesso per risolvere il problema. Lei ingenuamente ha fornito tutte le informazioni richieste, ma poco dopo ha fatto un controllo sul suo conto corrente e se l'è trovato svuotato. Abbiamo sentito un passaggio di uno dei video della campagna della Banca d'Italia Occhio alle truffe. La campagna, che prevede anche una serie di webinar organizzati con le associazioni dei consumatori e aperte a tutti i cittadini, fa luce sui tipi di truffa più insidiosi, su come comportarsi per evitarli e su quali strumenti di tutela ci sono a disposizione. Bisogna fare attenzione, perché alcuni comportamenti avventati rischiano di pregiudicare la possibilità di ottenere il rimborso delle somme sottratte. E questo è il caso della testimonianza che abbiamo appena sentito, che mette in guardia dal fornire le credenziali di accesso, i codici segreti e le password di carte, conti, app e home banking. Una volta incampati in una truffa, come in caso di altri problemi con banche e società finanziarie, i cittadini possono rivolgersi all'arbitro bancario finanziario e presentare esposti alla Banca d'Italia, senza bisogno di assistenza legale. Il ricorso all'arbitro bancario costa solo 20 euro. Nel 2023 ha portato alla restituzione ai clienti di oltre 12 milioni di euro e dà risposte in 118 giorni. Un tempo rapido se confrontato con quello della giustizia civile. Gli esposti alla Banca d'Italia sono uno strumento ancora più rapido. La segnalazione si può presentare online e la risposta arriva in media in 15 giorni. Nel 50% dei casi vede l'accoglimento totale o parziale delle richieste dei clienti. I ricorsi a questi due strumenti è cresciuto nel 2023. Gli esposti sono aumentati del 21%, fino a quota 11.200, e i ricorsi all'arbitro bancario finanziario sono stati oltre 15.800. In particolare, le segnalazioni per le truffe sono in crescita dell'11%. Via Nazionale ne ha ricevute 557 lo scorso anno e nel primo trimestre del 2024 altre 139. La quasi totalità delle truffe segnalate è connessa con l'utilizzo di strumenti e servizi di pagamento, ma rappresenta un numero comunque molto contenuto in relazione al volume totale delle operazioni di pagamento effettuate con strumenti diversi dal contante. Queste nel 2022 sono state oltre 11,5 miliardi. Lo ha sottolineato di recente la capo dipartimento tutela della clientela educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco. Uno sviluppo enorme, appunto, con potenzialità per utenti enorme, che però, come abbiamo sentito, oltre ai benefici presentano anche rischi. Rischi se questi strumenti non vengono offerti da un lato e poi utilizzati in modo attento e consapevole. Come tutta l'innovazione digitale, appunto, offre opportunità, ma pone anche tante sfide, tanti rischi. Le comunicazioni sulle truffe hanno riguardato, nel 55% dei casi, ipotesi di furto delle credenziali di accesso al conto e dei codici di autenticazione delle operazioni di pagamento, oppure dei dati personali del truffato per sottoscrivere al suo nome finanziamenti o aprire conti correnti a sua insaputa. Più della metà dei furti credenziali è stata realizzata attraverso tecniche di smishing, wishing e phishing. Di che cosa si tratta? Sono truffe dove ricevi un'email da un mittente che sembra affidabile, ad esempio una persona che conosci. Nell'email si chiede di cliccare su un link, scansionare un QR code o fare qualcos'altro con urgenza per evitare conseguenze negative. Se lo fai, ti viene chiesto di inserire dati riservati, come le credenziali di accesso per il tuo conto online o il numero e i codici della tua carta di credito. Un truffatore può cercare di ingannarti così anche con un messaggio sul telefono, e questa frode è chiamata smishing, oppure può provare a farlo telefonandoti
In questo caso si parla di wishing. Attenzione, perché alcune delle truffe segnalate sono state realizzate utilizzando impropriamente anche il nome e il logo della Banca d'Italia allo scopo di guadagnare maggiore credibilità nei confronti dell'utente.